Ciao a tutti ragazzi del JTF Clan, io sono JTF Redentive e oggi sono qui con la nuova introducing di un nuovo membro che entra a far parte del JTF Clan e siamo qui con l'introducing di JTF Viper, vai pure. Bella ragazzi. E niente ragazzi, oggi come introducing Viper vi porta un gameplay di Black Ops 2, visto che lui è prevalentemente un player di Black Ops 2, però non mancherà di farsi vedere su Black Ops 3 quando uscirà su detto gioco a novembre. E quindi diciamo che questo qui è un acquisto volto per il futuro, infatti l'ho preso anche per appunto sapendo che lui nerda veramente tanto e quindi su Black Ops 3 potrebbe servirci per il clan e tutto. Quindi non so se vuoi parlare del gameplay, presentarsi un attimino. Ok, io sono Viper, nella vita reale mi chiamo Simone, ho 17 anni e mezzo, sono nato a dicembre, se anche se a voi non ve fregherà un cazzo, e abito a Milano, quindi sono connessionato, diciamo, non Connesso come morto. Redditive, che è torinese, che ha 300.000 mega. E niente, da scuola faccio un professionale, studio elettricista, quindi quando ci vado, ovviamente. E niente, lascio la parola a Retentive che vi introduce il mio gameplay. Gameplay, vabbè, volevo che ne parlassi tu visto che era tuo, però non importa. Il gameplay sono 60 Gunstreak Flawless in Team Deathmatch, quindi è un doppio nuclear su Team Deathmatch in solo, quindi veramente un grandissimo gameplay, soprattutto perché la mappa è Express. Io ho il gameplay sott'occhio, sono fatte anche abbastanza velocemente, in circa 5 minuti. L'arma era uno SCAR silenziato da tedesco connessionato e boh, niente, i soliti equipaggiamenti C4, i soliti perk che oramai non vi stiamo nemmeno più a dire perché comunque il gioco è uscito da 3 anni praticamente, sì, e comunque non mi sembra il caso di andare a parlare ulteriormente delle classi di questo gioco, visto che oramai le conosceranno tutti praticamente a memoria. Allora, come vi ho detto, Viper è un player di Black Ops 2. Molti di voi magari lo conosceranno per quello che, cioè, cioè quello che è successo in passato, eccetera. E infatti volevo un attimino spendere 2 parole riguardo a questo. Ho deciso di fare questa scelta, mi è stato consigliato anche da alcuni amici che comunque se ne intendono abbastanza della community di COD e che tengo a ringraziare per avermi consigliato di fare questa scelta. E boh, niente, vorrei che qua sotto non ci sia nemmeno un commento, nemmeno dislike. Non voglio che ci sia flame riguardo questa scelta. Io non sono tenuto a dare motivazioni alle mie scelte a nessuno e penso che sia una scelta giusta perché comunque, come ho già detto, Viper è uno di quelli che nerda, quindi secondo me sarà un elemento molto utile per il clan, visto che comunque potrà portarci molti gameplay. Già la montata di gameplay che gli abbiamo chiesto per entrare è veramente alto, visto che comunque sapevamo quello che era successo in passato, aveva bisogno di doversi riscattare, visto che comunque doveva riscattarsi per quello che era successo in passato, per dare prova di essere un elemento, cioè un elemento comunque, di valore per il clan. Non so se da dire qualcosa riguardo questa vicenda. Eh sì, ragazzi, ben sapete, molti mi conoscono come il booster d'Italia, quello lì che boosta i gameplay, così. Beh, sì, all'inizio avevo boostato qualche gameplay, però non, cioè, poi dopo un po', ma parlando anche con Retentive e con altri miei amici, ho capito degli sbagli che ho fatto e quindi ho smesso, cioè. Non boosterò più, quindi non iniziate a dire ai gameplay boostati nei GTF, perché tutti i gameplay che vi porterò su questo clan, su questo fantastico clan, saranno gameplay legit al 100%, controllati e ricontrollati dai membri, ovviamente, perché così almeno avremo la certezza, anche se potrete contare sulla mia fiducia, visto che queste cose, cioè, non è mia intenzione fare più questi errori. E niente, per me è questo. Sì, infatti, comunque tutti i gameplay che farà saranno ricontrollati anche da me, perché ad esempio questo gameplay che state vedendo l'ho registrato io addirittura 2 volte, perché vabbè, una mi si era sminchiato nel gatto. A proposito, se vi piace la qualità, questa è quella nuova dell'HD60, quindi fatemelo piacere, cioè fatemelo capire se la qualità è migliorata leggermente, perché comunque dell'HD60 si dovrebbe vedere un pochino meglio. E comunque volevo dire che il gameplay è stato ricontrollato più volte, quindi cioè, ragazzi, sono legit, cioè i gameplay non legit non sono nemmeno stati considerati al momento della sua richiesta, ve lo dico fin da subito.
Niente ragazzi, qua il video sta giungendo al termine. Io vi chiedo di accogliere Viper con un buon 500 like, passare a tutti i link in descrizione e niente, ci si becca al prossimo video. Bella. Bella. I GTF, oh, ti ammazzati, ti sparati. Quando arrivo devi farmi passare.